1944-2024. 80 anni dopo dal viaggio di Churchill nelle Marche, sabato scorso Montemaggiore di Colli al Metauro ha ospitato la presentazione del libro Operazione Etna. Un'interessante e coinvolgente panoramica già presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino sulle attività dei servizi britannici e sovietici in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie a documenti inediti recentemente resi noti dal Regno Unito. Presenti sul palco la giornalista Nicoletta Maggi, lo storico britannico Bernard O'Connor, molto famoso in Inghilterra, insegnante universitario ed autore di oltre 60 libri, e la moderatrice Marta Marchetti, direttrice del museo dedicato al Premier Winston Churchill, che tra il 24 e il 25 agosto del 1944 si trovava a Montemaggiore per controllare l'avanzata dell'ottava armata britannica, che si accingeva a sfondare la linea gotica. In Italia nessuno sapeva che c'era stato un accordo fra Stalin e Churchill per infiltrare degli agenti sovietici in Italia prima dell'armistizio, questa è la cosa importante, e gli italiani non sospettavano niente, addirittura nemmeno gli americani sapevano. Gli inglesi facevano di nascosto, avevano paura addirittura che gli americani potessero offendersi perché era una cosa top secret, e venivano addestrati in Scozia dagli inglesi. Partivano dall'Unione Sovietica e poi passavano per il Mar Artico e poi venivano addestrati ed infiltrati in Italia o col sottomarino, con i paracaduti o anche con delle piccole imbarcazioni, ma nessuno ancora in Italia era al corrente. E il governo britannico ha desecretato questi documenti di recente, soltanto da gennaio dell'anno scorso, quindi noi abbiamo subito pubblicato questi documenti. In più ho fatto delle ricerche in Italia, io, nella parte italiana, e tramite alcuni archivi storici, ad esempio sono riuscita, quello dell'esercito, ad avere gli interrogatori di questi agenti sovietici. Sono molto contento di essere venuto qua per gli 80 anni del passaggio del signor Churchill in Italia. Sono venuto perché sono stato invitato e sono molto contento perché sono qua per presentare un libro top secret che finora non si sapeva, degli accordi di Churchill e Stalin. Quindi in questa occorrenza particolare sono qua proprio a presentare questo libro a Montemaggiore. Oltre ad Operazione Etna, lei ha scritto proprio un libro dedicato a Montemaggiore. Quando sono stato invitato qui a Montemaggiore a presentare il libro Operazione Etna, ho pensato a un dono che potevo portare alla città di Montemaggiore. Così ho scritto questo libro con gli occhi, appunto, Montemaggiore con gli occhi degli alleati, e ho portato anche degli articoli di giornale anche di altri continenti da tantissimo tempo, e ho trovato una miriade di pagine che sono molto interessanti, che parlano di Montemaggiore. Così ho scritto il libro per donarlo qua alla città di Montemaggiore. Soddisfatta della serata, l'amministrazione comunale, che grazie alla collaborazione tra diversi enti è riuscita ad organizzare l'evento. Avere la possibilità di scoprire per primi questi documenti inediti che sono stati desecretati sulla presenza di questo accordo che c'è stato tra la Russia e l'Inghilterra, no? Attraverso l'infiltrazione di agenti segreti, è sicuramente una notizia, è un evento sicuramente importante che dà lustro ancora una volta a Montemaggiore, anzi devo ringraziare poi lo storico Berno che ha scritto un libro apposta su Montemaggiore che poi ne parleremo successivamente. E fa capire quanto sia stato importante Montemaggiore nella storia della liberazione dell'Italia dal nazifascismo.